buonasera a tutti, sono Marco. Sì, del naufragio. Buonasera a tutte e a tutti, come dicevo prima sono Marco, benvenute, benvenuti a tutti. 11 marzo 2023, sono quest'oggi, sono in casa, sono a trovare gli amici bianchi della Juniores di Mister Gigi Serra, eccolo là che gira davanti alla panchina. E quindi oggi mi sto deliziando, mi sto pregustando questa fantastica gara con gli amici bianchi appunto della Juniores del Rebaudengo. Azzeriamo un attimo i nostri cronometri famosissimi e partiamo. Grande gara oggi, un attimino ancora che faccio partire il mio fantastico cronometro, orologio via. Via. Oggi incontriamo gli amici rosso-blu del Barcanova, grande squadra, e come faccio sempre, come farò sempre, saluto gli amici che sono venuti a trovarci, quindi saluto la società Barcanova, il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, il mister, saluto il mister, eccolo qua, i dirigenti, i ragazzi della panchina, il capitano del Barcanova che vedo subito, l'ho subito adocchiato, il numero 5, benvenuto anche a te, a tutti i tuoi colleghi, a tutti i ragazzi che sono disponibili qua e in panchina, e naturalmente saluto i tifosi del Rebaudengo affollatissime, saluto i tifosi del Rebaudengo che giocano in casa con questo bel completo bianco, pantaloncino blu che si potrebbe confondere con pantaloncino blu del Barcanova, ma va bene lo stesso, per il tutto regalo va bene. E poi naturalmente saluto i tifosi del Barcanova, grande società, la conosco benissimo, contata tante volte con tante categorie, con tante scuole calcio, con tante società. Gara sentitissima, due grandi squadre, sia il Rebaudengo che il Barcanova. Quindi come dico sempre, ragazzi miei, i miei amici della Juniores lo sanno perché mi hanno sfottuto fino a 2 secondi fa. Non si fuma, sì è vero, lo ribadirò finché ho pila, finché ho voce, non si fuma, ragazzi giovani, anche voi della Juniores, voi della scuola di calcio, non lo farete mai, bravi. Quindi divertiamoci insieme e facciamoci questo grande calcio solo ed esclusivamente su questo canale YouTube. Buon divertimento in Micro Sport da Marco. Sempre 0-0, due tempi da 45, mi dicono che in tribuna c'è anche la signora Raccioppi, quindi salutiamo della società Barcanova, eccola qua, la salutiamo con affetto anche la signora, un dirigente del Barcanova. Quindi divertiamoci insieme, questo 0-0, a breve le formazioni. Sabato ho iniziato alle ore 18 in tutta Italia, tutta Europa, guardate quanta gente che c'è sulle tribune del Rebaudengo. Dov'è il Rebaudengo? Molti mi chiedono, ma mi fermano per strada, me lo chiedono, mi telefono, dov'è il Rebaudengo? Ma il Rebaudengo in via Gottardo 10, una traversa di Corso Vercelli, scuola calcio, settore giovanile, piccoli amici, venite pure a fare grande sport. Cari nonni, cari papà, cari mamme, portate i vostri figli a fare sport, non teneteli a casa. Fate gli sport, fate di fare padel, abbiamo anche il padel là dietro, abbiamo un campo da tennis, abbiamo un campo 8, un campo 5, scuola calcio, settore giovanile. Se non volete fare calcio allora fate altri sport, ma fate uscire i vostri figli mai più davanti alla PlayStation, calcio d'angolo. Il trio delle meraviglie. Il trio delle meraviglie, ci dicono qui al VAR. Oggi al VAR abbiamo Marangon. Marangon, ti nomino varista oggi, va bene? Va bene, perfetto. Non lo faccio vedere per un questione di privacy, ma oggi il nostro VAR è Marangon, di nome? Massimo Marangon!
numero 2 perché il numero 1 sono io. 0-0. Salutiamo i tifosi arrivati da tutta Italia, guardate come sono belli. Da tutta Europa. Tutta Europa con mezzi, anche, anche qui la prima squadra con il nostro Federico Messa e Irene, dico solo il nome perché la privacy. Laterale per il Re Baudengo che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi tablet. Allora, ecco la formazione di oggi della società Re Baudengo di Mr. Gigi Serra. Numero 1 Youssef, numero 2 Ismail Assouli. Come dico sempre, scusate la mia lettura, i miei nomi, ma sicuramente sbaglierò a nominare, a chiamare, a dire. Numero 2 Ismail Assouli, numero 3 Francesco Unia. Libera Youssef. Numero 4 Nezza, vice capitano Claudio Nezza. Numero 5 Papa Fall. Numero 6 Andrea Girardi. Olè. Numero 7 Matteo Paun. Olè. Numero 8 Lam Baye, capitano. Olè. Numero 9 Val Guarnera. Olè. Numero 10 Nizar. Olè. Numero 11 Fabio Marangon. Olè. Numero 13 in panchina Ivan Casabianca. Olè. Numero 14 Rezza. Olè. Numero 15 questo è un bel nome. Ah, questo è Willy, è vero, Willy. Numero 15 Willy. Numero 16 Tommy Sanchez. Numero 17, sembra di essere lo stadio, Mario Battista. Che formazione, ragazzi, cosa vi siete persi se non siete venuti qua oggi? Ma che ne so. Ecco ancora il Re Baudengo che sta spingendo sulla fascia. Ecco Nizar, con le buone si guadagna un bel laterale. Va alla battuta verso Paun. Va alla rimessa Ismail Assouli. Battuta la laterale, spizzica Nizar, la palla ancora lì ed esce il portiere del Barcanova e la palla termina tra le braccia del portiere. Siamo al minuto 8 di questo primo tempo, due tempi da 45, come i grandi, come le grandi squadre, juniores provinciale. I bianchi del Re Baudengo contro gli rosso-blu del Barcanova. Tantissimo pubblico, tutte le giornali sono qua, anche Sprint Sport, Sky, Mediaset, non volevano mancare a questa gara di cartello. Il sabato o si viene al Re Baudengo o niente. Quindi o grande calcio al Re Baudengo, guarda che non riesce niente. Oppure ci sta a casa. Ancora la palla sulla destra, va a chiudere il difensore del Re Baudengo che serve Youssef. 9 minuto, 0-0, bella gara di sport, ragazzi miei. Manda tutta Italia, come diceva il collega al VAR Massimo Marangon. Biglietti esaurito da giorni per questa gara di cartello. Tutte le televisioni sono collegate, Mediaset, Sky, DAZN, tutti i giornali internazionali, hotel pieni da giorni. Uno ha detto, ma cosa faccio? Sto due giorni a Torino per vedere la Juniores sabato e domenica mi vado a gustare anche la prima squadra. Quindi domani, se volete, domenica, potete gustarvi anche la prima squadra che gioca nella seconda categoria. Insisti Teo, cavolo! Teo! Hai paura che ti fai male? Il pubblico del Re Baudengo spinge i giocatori. Genitori, parenti, tutti sono qua sulle tribune del Re Baudengo. La palla in laterale, ancora il
Barca Nova. L'arbitro dà un fallo in attacco, quindi la palla andrà al nostro ISF. Laterale per il Re Baudengo, si è ripreso il nostro fallo al centro della difesa, eccolo qua il numero 5. Libera il Barcanova, ecco il capitano, falla, la palla su Assoli. Paun, Paun entra in aria, l'arbitro dice di continuare, ci sta il laterale per il Re Baudengo. Numero 7, Matteo Paun, rinvio, ecco la palla rivena in aria con Nizar, libera la difesa. Claudio, dilla a Matteo di entrare, di non aver paura. Prendo. Sempre 0-0, la gara non è ancora decollata, ecco Paun che lotta con il numero 3, contro il numero 3, libera il difensore. Ecco la palla ancora recuperata dal Re Baudengo sulla fascia sinistra, ecco Nia che lancia sulla sinistra, la palla in laterale. Laterale per il Re Baudengo, ecco che spizzica. Nizar, Paun, parte un bel cross sulla sinistra, copre la difesa del Barcanova. 14esimo, 0-0 tra i bianchi del Re Baudengo di Juniores Provinciale di Mister Giserra e i blu del Barcanova, campionato provinciale. Ancora la palla a centrocampo, ecco il numero 8, il capitano, il nostro Lam Baye. Ancora il Barcanova che schiaccia, ecco va a chiudere col numero 5, fall, esce ISF, recupera la palla, un'occhiata in giro, ecco ISF controlla. Il lancio lungo, c'era una decina. Bene il difensore, va a chiudere Unia, ma la rimessa è ancora per il Barcanova. Ecco la panchina del Re Baudengo con Mister Gigi Serra e i dirigenti, salutiamo anche Alice Sarnataro che è la dirigente quest'oggi. Eccola là, sulla sinistra. E naturalmente salutiamo anche la panchina del Barcanova. Ancora Nizar in difesa. Va il numero 2, Ismail Assoli. La palla arriva nell'area di rigore. Prova il tiro, il nostro capitano Baye. La palla ancora buona. Il pressing, il Re Baudengo. Ancora Paun nell'area di rigore, Nizar. Via, via. Corre la palla recuperata da Paun in laterale, numero 9 del Barcanova. Laterale battuto, spizzica Nizar, libera la difesa del Barcanova. Un po' in difficoltà gli amici del Barcanova. Va numero 2, va ancora Ismail, tocca, era la palla recuperata dalla portiera. Il vento, attenzione, è difficile quest'oggi, c'è parecchio vento, quindi fare attenzione anche a questo, alla direzione. Ancora Nizar, Paun, tiro! E la palla termina in calcio d'angolo, bella l'azione del Re Baudengo al minuto 17 con Paun che tira a botta sicura, ma il difensore, in porta! Il difensore mette il piede, calcio d'angolo dalla sinistra. Calcio d'angolo, ben battuto sul primo palo, attenzione, no! Ancora calcio d'angolo, la difesa libera con difficoltà. Calcio d'angolo dalla parte opposta, va Paun sul primo palo, libera ancora Assoli, la palla al numero 9 Val Guarnera, attenzione, vai, parte con
contropiede, va a chiudere Nezza, bravo! In laterale! E tua la fala! Era male! Non c'entra niente, ma perché devi avere paura? Laterale per il Parcanova. La palla controllata da Fall e viene ammonito il giocatore del Parcanova per questo fallo sul nostro difensore numero 5, Fall Modoli, Fall Papa. Libera il capitano del Parcanova, ancora Nezza che serve adesso il capitano, non ci arriva e ci guadagniamo un bel laterale con Unia. Il laterale, palla in una panchina, nuova, esce Val Guarnera e recupera la palla il Rebodenco che lancia lungo, forse un fallo di mano ma avrò visto male io. Pauno lotta con mestiere il difensore del Parcanova. Salutiamo anche l'altro dirigente del Rebaudengo, Andrea De Paoli, quello lì la parte opposta. Benvenuto anche all'altro dirigente del... che fosse questo. Sì, è questo. Mi dicono dalla regia che è questo, l'altro dirigente del Rebaudengo. Attenzione, la paralisi dell'aria, chiude bene Unia, laterale ancora per il Parcanova, sono adesso al 21esimo, 0-0, reti bianche tra i bianchi del Rebaudengo e il rosso-blu del Parcanova. Attenzione, fallo del difensore del Rebaudengo. Punizione da zona interessante, 21esimo, attenzione, due in barriera. Si prepara la punizione, chiedo scusa per le reti, i pali che vedete, si accendono adesso i lampioni, quindi chiedo scusa per la qualità video, i lampioni fanno parte del grande calcio. Ancora la palla in zona pericolosa, libera la via al parroco Paun, attenzione, laterale per il Rebaudengo. Ancora Ismail apre sulla sinistra, libera la difesa, ancora vai Andrei! Nezza che libera, un po' di confusione, palla sulla sinistra, va a Girardi a chiudere, ancora Ismail che libera e lancia, palla a terra, palla a terra, col capitano che apre con troppa violenza. Quindi salutiamo anche Andrea De Paoli, ecco qua il dirigente guardalinea di oggi che aiuta Alice Sarnataro. Ancora due collaboratori di mister Gigi Serra. Punto del laterale, ancora Marangon recupera la palla, lancia in difesa, va a chiudere il capitano numero 5 in laterale. Non è che si è messo con loro, si è messo davanti a me, sai che era quella lì con la moglie, con ma tutto il laterale stata... Ah, hai visto dove si è messo? Si è messo proprio qua, no, vai Andrea, lo tieni Bravo Isma! Dai Jean-Claude! Tranquillo! Ismail spizzica! Bravo! Perché non insisti? Nizar, la palla termina in laterale! Laterale! Vai Ismail! Spizzica Nizar! La palla ancora! Uscita però la palla, eh! L'arbitro dice che... Cosa dice l'arbitro? È rimesso da fondo campo. Lascialo fuori!
Ma perché là Mike se c'è qua? Attenzione, attenzione! Vai Fabio, attenzione! Vai. Orco boia! Il rimpallo sfavorisce il Rebaudengo e riparte il Barcanova dalla destra. Siamo adesso al minuto 27, primo tempo 0-0. Ora il Rebaudengo in difesa. Attenzione, Barcanova, un bel cross! Ed è bravo in due tempi! Yosef, bravo! Lancia la squadra, lancia di nuovo Nizar, Nizar controlla ma è morsicato dal nostro amico numero 5 capitano. Laterale per il Barcanova già battuto, ecco che avanza il baricentro ma recupera il nostro Girardi. Lancio lungo sulla sinistra per Marangon, Marangon il portiere coi piedi, bravo a servire il laterale suo collega di reparto, ancora la palla al numero 7 del Barcanova, non ci arriva Nezar, ancora la palla, ancora il Rebaudengo, numero 9, la Guarnera apre per Nezar, ancora la palla su Paun. Fattura sulla destra, riparte Barcanova e sbaglia, recupera la palla il Rebaudengo. Ancora il lancio lungo a chiudere Nezza. Terreno in erba sintetica, saremo sui 15.000 spettatori tutti quanti qua oggi sulle tribune del Rebaudengo, poi aspettiamo il dato ufficiale dopo il primo tempo. In laterale il Barcanova. Bravo te, su, salite! Caldo delle grandi occasioni, come sempre qua, sulle tribune. Si vive con intensità questa gara. Ecco Gigi Serra che spinge la squadra a tirare, a giocare. Laterale va Ismail. Ancora il difensore del Barcanova in laterale. Il laterale ancora Nizar spizzica ma non c'è nessuno a colpire. Via, lancia le portiere. Tutto buono anche secondo me, bravo il direttore di gara a non fischiare, apertura sulla sinistra per Girardi che lancia Marangon, bravo il difensore a chiudere al momento giusto, bravo anche Nezza a chiudere adesso, ecco il capitano apre verso Nizar che con un esterno destro, il portiere agguanta la palla, è pronto al lancio. Isma, stretto. Ecco il lancio delle portiere, la palla arriva al nostro capitano, il nostro Lampa Baie che libera, la palla lanciata lunga. Attenzione, lancio sulla sinistra. Bravo il giocatore del Barcanova. Palla centrale numero 7. Prova un passaggio un po' complicato ancora Nizar, lancia Paun sulla fascia destra, esce il portiere, ancora Paun qua sulla fascia destra ben controllato dal difensore, la palla liberata, ancora a centrocampo, bravo il nostro capitano Lambaye, sfrutta un passaggio ancora Ismail, ancora Nizar col numero 10, aiutalo ancora, eccolo qua, lancio davanti, dagliela, nessuno tira, la palla sulla sinistra ma recupera il numero 10, bravo però Ivan, no chiedo scusa, Unia, ancora Claudio Nezza, fascia destra, calma Claudio, dai Teo, prova a partire dal basso il Barcanova con un po' di difficoltà, la palla arriva sulla fascia destra, ancora Andrea, bravo Andrea, ancora Girardi con precisione, Paun,
apre sulla destra per di nuovo Guarnera, con le buone il difensore. Non va close. Bravo. Va a chiudere il nostro difensore, il numero 5, falla. Tutto buono. Grande Ivan. Il tuo l'hai fatto, puoi andare a casa. Perché non passa? Isma! Ma insomma, apertura sulla destra, laterale per il Barcanova. Temperatura è scesa rispetto a oggi, ma comunque l'ambiente è caldissimo sia qua che sul campo. Ancora un retropassaggio di Nezza al nostro portiere Youssef. Ciao Albi. Buona per i ragazzi, così no, eh? E che? La palla in laterale va a battere il Rebaudengo. Siamo adesso più rintronato del solito. Al 36esimo. L'arbitro. Ciao. Fa ribattere il laterale in posizione più ottimale. Ancora il numero 5 sta facendo una grande gara, il difensore capitano del re del Barcanova. Bravo! Bello il nostro numero 5, bravo, mette il piede, non è fallo sicuramente, no, secondo me. Ma non deve fischiare se è fallo, non si è giocato. Prende la gara con il suo capitano, apertura per la destra, ancora. Siamo adesso al minuto 39, laterale per il Rebaudengo che sta attaccando con più intensità. Pubblico spinge, ancora la palla su Paun, parte un cross di destro, alto e sbagliato. Matte. Ancora la palla a centrocampo, ecco il nostro capitano che lancia Paun. Paun, tiro di Nizar abbondantemente alla destra del portiere, un'altra bella azione del Rebaudengo. Minuto 40, un bel fraseggio della squadra di mister Gigi Serra. La devi piazzare lì, no? Che sta sicuramente giocando meglio della Barcanova. Basta! Messa del portiere, la palla arriva a centrocampo, il vento ferma il pallone, fallo del giocatore del Rebaudengo. Tutta la punizione, ancora Ismail alla grande. Mezza mette in fisico, la palla ancora libera dell'aria, attenzione, libera il nostro fall e libera anche il difensore del Barcanova. Unia, vento, palla centrale, attenzione, e la palla in laterale. Tutta roba mia. Laterale per il Rebaudengo. Guadagna metri con il laterale, ancora sulla sinistra, la palla arriva al nostro capitano, fallo giusto, punizione, zona interessante, il portiere. 42esimo, vediamo un pochettino cosa inventiamo, tiro di Nezza, ancora rimpallato da una marea umana, fuori gioco nettissimo il numero 10, l'arbitro fischia in ritardo ma fischia per fortuna, ma c'era il nostro Youssef. La punizione subito, bravo il numero 5 del Barcanova, ancora lì presente, va col fisico Paun, ma è bravo il numero 3, bravo fall, pubblico spinge il Rebaudengo a mantenere la concentrazione, col numero 6 apre bene sulla destra, la nostra difesa ben chiusa, ma aspetta in area, Girardi guadagna un laterale, Marangon guadagna un altro laterale, siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Non so, 44esimo adesso, ultimo giro di orologio, Nizar
Fallo, vede il direttore gara ben piazzato, punizione della zona interessante. Vai Fabio. Punizione, va a battere qualcuno, sicuro, ma non vedo bene chi tiri. Al VAR mi dico? Nizar mi dicono, Nizar la punizione, ma qui al buio non si vede poco. Piazza la palla. Piazza la palla perché c'è il vento molto forte. Ecco che vedete, il vento sposta la palla. Ancora Nizar. Parte la punizione! Oltre la traversa. 45-12, l'arbitro potrebbe mandare tutti negli spogliatoi, ecco il vento che sposta la palla in laterale. Dai veloce! Si può ancora sfruttare qualche azione, ancora Ismail, la palla su. Bravo, fermalo, fermalo! Andrea Girardi, parte un cross, divieto in calcio d'angolo. Ancora tu, calcio Andrea. D'angolo per il Rebaudengo. Matteo di testa! L'arbitro lo farà battere sicuramente, 45-40. A qua nessuno, ma io non lo so. Qua abbiamo la rigore. Ha dato il calcio d'angolo sul secondo palo, anche terzo, la palla esce. Messa laterale battuta, la palla ancora nelle mani del Barcanova. Campionato provinciale juniores o under 19, siamo in... Sono in diretta qua dal campo di Via Gottardo 10, attenzione! E l'arbitro manda tutti, niente, da nessuna parte. Ancora, si gioca ancora, 46-27. La punizione sta per essere battuta, ecco la punizione. No, la palla arriva in area di rigore, spizzica Ismail, ancora la palla sulla sinistra, sportellata di Marangon, l'arbitro dice tutto buono, Ismail rinvia, ancora la palla su Nizar che batte, lotta contro due, lancia in avanti, peccato, la palla ancora buona, prova Marangon, la palla ancora su Nizar, Paun sulla sinistra in questo caso, mette al vento. Sull'attaccante va a chiudere Nezza, bravo Nezza in laterale. Vediamo se si accontenta del laterale. No, bravo il nostro difensore a chiudere e a passare la palla a Nezza. Spizzica! Orco boia, niente, non ce la fa. Bentornate, bentornati. Secondo tempo di questa grande gara. Nel secondo tempo le squadre hanno visto la loro posizione in campo. Attenzione! Paun, palla al centro! Tiro! Gol! Trentesimo sotto la curva il nostro capitano, il nostro capitano come promesso, eccoli qua sotto la curva del Rebaudengo, il nostro capitano, vai così, numero 8, bravo Teo, grande gol del nostro capitano Uzi, però bravo Matteo, che gol che ha fatto proprio il nostro capitano, nome e cognome Lambaio Usmane. Usmane Lambaio, grande, veramente un grande gol colto a freddo il Barcanova. 1-0. Era solo 1-0, Pubblico ha gradito, anche la promessa è stata mantenuta sotto la curva al primo gol. È bene così. Dobbiamo rimarcare questo fatto, Marco, per cortesia. E quindi 1-0. Bravo Fabio! È entrato con un piglio più forte, naturalmente poi la presenza di Alberto Messa qua sulle tribune del Rebaudengo ha portato quella vivacità, quella forza che è veramente un talismano il nostro Alberto, un talismano. Ci arrivo e segniamo. Hai visto? È per la seconda volta. Vai. Riparte ancora il Barcanova. Esce di destro il nostro portiere. Ecco. Proviamo a dare un'occhiata ancora alla nostra formazione. Col numero 1 Youssef, col numero 2 Ismaila Shaoli, col numero 3 Francesco Unia, col numero 4 Claudio Nezza, col numero 5 Papa Fall, col numero 6 Andrea Giordani, col numero 7 Matteo Paun, col numero 8 il nostro capitano Lam Baye, col numero 9
Val Guarnera col numero 10 Nizar, col numero 11 Fabio Marangon. In panchina Ivan Casabianca col numero 13, 14 Rezza, 15 Willy, 16 Sanchez, 17 Mario Battista, al VAR Massimo Marangon. Il papà di Paun sulle tribune del Re Baudengo, Alberto Messa, la ola, guarda che pubblico festante, felice. Ecco il nostro VAR-man, Marangon. Veramente prima l'ho visto al bar, ma era il bar, no? Beh, oh, tra una pausa e l'altra è libero di fare quello che vuole. Bravo. Ragazzi. 11 marzo 2023. Via Gottardo 10, eh? Avete visto che spettacolo sulle tribune del Re Baudengo? Ma perché non venite anche voi a passare quell'ora e mezza qui da noi? Venite a divertirvi, venite a fare grande calcio, venite a assistere al grande calcio. Il pubblico spinge e questa, è il vento. Questa è la curva della Barcanova, ce ne sono altri però ancora. Calcio d'angolo dalla sinistra, il vento si sta calmando per fortuna, a parte il calcio d'angolo sul secondo palo. Guarda un po' se trova un cecchino che gli ha sparato. E la palla termina in laterale. Ha ragione, cara. La palla riguarda dalla Barcanova sulla fascia destra, prova a partire il numero 11, riesce a partire, attenzione, va a chiudere Francesco Pugna in calcio d'angolo. Perché la devi rincorrere, deficiente? Buono, buono, con le parole, buoni, buoni, buoni. Mio figlio, la posso fare. Come sempre io sono contro gli aggettivi, quindi... Calcio d'angolo dalla destra battuto dalla Barcanova, la palla ancora in zona pericolosa. Vai Fra. Laterale per il Barcanova, la palla ancora deviata dal Fall che cerca il calore del pubblico. Ancora la palla sul laterale, si gioca fuori sulla fascia destra, ancora Unia in laterale. Fall. Palloso. E anche bello, protestoso. Protestoso, molto protestoso. Ah, ma guarda che protesta sempre Falle, proprio di natura. Però oggi sembra un po' più tranquillo. Riparte il Re Baudengo con Nizar, abbastanza arretrato per cercare palloni giocabili. La palla ancora su Nezza, si allunga un po' troppo la palla, ma la recupera bene, apre sulla destra. Parte, penso, Paun. Attenzione! E qua Paun! Tiro! Ancora buono! Bravo, mamma mia, bella azione del Re Baudengo ancora, ed è bravo il portiere del Barcanova. Laterale battuto, la palla rivenale di rigore, libera il difensore, non completamente, la palla ancora lì, si giochicchia. Ancora tiro a girare di Unia. Attenzione, il vento ferma tutto, ed è bravo il portiere del Barcanova. Controlliamo il tempo, siamo all'ottavo minuto, 1-0 degli amici bianchi della Juniores di Mister Gigi Serra. Gol del nostro capitano, che è già la seconda volta che vengo, è già la seconda volta che segna. Ecco Val Guarnera che va a chiudere. Bravo Mike! Sì, non si sprecano i complimenti. Lei prima non collegato camion nelle file del Barcanova. Adesso. Barcanova prova a spingere, il portiere esce un po' in ritardo. Quando devi uscire, cavolo. E recupera la palla adesso. Ricordiamo il gol del nostro Usman Lambaye, il numero 8. Più o meno sì. Sono entrati caricatissimi, ovviamente il mister Gigi Serra li ha giustamente caricati a dovere. E quindi la squadra ha dato veramente il massimo. Li ha catechizzati. 11 marzo, sono le ore 19:15, se vi può interessare. Giornata stupenda quest'oggi qua a Torino, abbiamo avuto una temperatura quasi primaverile, adesso la temperatura sta leggermente abbassando, ma comunque campo in perfette condizioni. Cambio nelle file anche del Re Baudengo, vediamo un pochettino chi è entrato, chiedo al VAR di comunicarmi chi è entrato. È uscito Marangon Fabio, è entrato
Allora, Battista, forse. Allora mi comunica che è uscito Marangon col numero 11 e verificheremo poi meglio chi è entrato. Vediamo un pochettino, mi dice Battista, ma vediamo un attimino poi meglio. C'è entrato Super Mario? Vediamo, vediamo. Super Mario Battista. Vai, vai, vai! Punizione per il fallo del Re Baudengo, abbiamo detto quindi è uscito Marangon, ma non abbiamo ancora capito chi è entrato. Giordano. Chi? No, Battista, scusa. Battista, mi dicono dal VAR. Giordano gioca. Giordano è ancora. È fortunato, sì. Si conferma, è entrato Battista. Eccolo lì. Ah, chi, il maggiordomo di Paperone? Sì, può darsi. Oh, decino, ha cambiato idea. Laterale per il Barcanova, Battista col numero 17. Battuto il laterale, ancora la palla alla Barcanova sulla fascia sinistra che sta spingendo per recuperare lo svantaggio. Ancora il capitano, un grande primo tempo del capitano del Barcanova, secondo me nel primo tempo. Ancora fallo, fallo sul nostro bomber, il nostro Usman Lambaye, che merita la mia inquadratura. Velocità, basta un po' e fanno anche un po' finta. Ecco il vento che spinge, vedete che non si riesce. Guarda con quale cura fa il posizionare il pallone. Numero uno. Dai Paun! Tira in porta! Ecco, va a falla la punizione, la serve a destra per Nezza. Bravo Isma! Il recupera ancora la palla, però il Barcanova prova a partire, attenzione, va a chiudere Francesco Unia, vediamo un po', in laterale fa bene nel dubbio, visto anche il vento. Ah, perché là? Perché là? Siamo adesso al 14esimo, 1-0 per i bianchi del Re Baudengo Juniores provinciale. Battuto il laterale, va a chiudere con le buone il nostro fall. Bravo! Con le buone accompagna la palla all'uscita, laterale battuto, ancora Paun, prova a lanciare, bravissimo il capitano del Barcanova. Ciao! Salutiamo anche Alice, la dirigente della Juniores, Alice Sarnataro. Secondo me si alzano subito qua. Una alla punizione, eccola lì che piazza la palla, va a chiudere il difensore del, ecco il nostro Lam alla punizione, fall, chiedo scusa, fall con numero 5, come dico sempre ho difficoltà a ricordare i nomi, i cognomi, tutto, quindi chiedo scusa ai amici fans. La palla viene davanti di rigore, tocca a qualcuno ed è bravo il portiere del Barcanova. Lancia il laterale destro, lancio lungo, Ismail non si fa fregare, doppio intervento, attenzione, attenzione, rischio, rischio, lancio lungo al limite, bravo il portiere del Barcanova, bravo, al limite della sua area, Bronizza recupera, prova il tiro. Arriva, arriva! Ecco il numero 2 del Barcanova, chiude bene Paun, che adesso si sta anche un po' dedicando alla difesa, il nostro attaccante di sinistra. Basta uno ai tuoi amici! E la palla esce, laterale per il Barcanova, ancora la palla liberata in laterale. Ancora la palla liberata da Girardi. E la palla arriva tranquillamente alle braccia del nostro Josef. Ricordiamo che c'è vento, quindi il vento sicuramente pregiudica, complica gli interventi di tutti. Per fortuna un vento caldino, quindi, ma fastidioso comunque. Ancora Paolo sulla fascia sinistra, prova a lanciarsi. Bravo Girardi, mette il piede, ancora il Barcanova. Che succede? L'arbitro fischia. Ha fischiato laterale battuto, ancora Girardi, la palla arriva sulla fascia, il giocatore del, ma vai lo lunga,
si porta la palla in laterale. Ventesimo, ancora Nizar, la discreta difesa, ancora il giocatore del Barcanova, bravo il numero 10 a portarsi la palla avanti. Ancora il numero 7, parte un tiro cross, la palla termina abbondante fuori. Rimessa da fondo campo del portiere del Reba Odengo, il nostro amico Yosef, amico anche della Juniores e della prima squadra. Attenzione, attenzione! Tira! Non tira come vorrebbero i tifosi del Barcanova, meno male, la palla ancora sulla sinistra. Chiuso bene nel giocatore del Barcanova, tira adesso, ma la palla non entra, ancora la difesa del Reba Odengo in difficoltà. Ancora lì la palla, attenzione, presso in tiro! Traversa, che tiro stupendo del Barcanova. Applaudono pure i tifosi sportivissimi del Reba Odengo. Punizione, va il numero 2 che batte tutte le punizioni, ecco, sta cercando uno schema con qualche collega di reparto, vediamo un pochettino se passerà la palla al centro a questo punto. No, parte una bella punizione, libera Nizar, la palla però ancora al limite dell'aria, ancora il numero 2. Passaggio sulla sinistra, sta spingendo con notevole intensità adesso il... Mandalo, mandalo! Dall'altra parte, bravo! Porco boia, che se la fa, dai, dai! Ed è bravo il difensore, mamma mia che bravo il difensore del Barcanova. Ancora... Apertura sulla sinistra e la palla esce. Minuto 24, una grande azione ancora del Barcanova che sta spingendo notevolmente in questi ultimi minuti, anzi dopo il gol preso a freddo, freddissimo proprio. Aiuta Andrea! Non era ancora passato un minuto probabilmente. Bravo! Bravo il tocco di tacco di... Pauna, la palla ancora sul laterale, alla rimessa va Unia. Franco, ce l'hai lì, ce l'hai lì, ce l'hai Uzi. 24esimo, ecco il nostro capitano Uzi. Apertura sulla destra, forse un po' troppo lunga, no? Ci riesce a prendere la palla a Nezza. Ancora, attenzione, Battista, Battista, tiro! Niente. Ancora la palla sulla destra, penso Girardi, ma non sono sicuro. Apre sulla destra, dai, vai con un collega di reparto. È entrato anche un altro amico della panchina. Vai, ed è bravissimo Yosef a chiudere, a mettere il corpo. È entrato anche Casabianca in questi ultimi secondo tempo. Bravo, bravo, bravo il nostro portiere a mettere il corpo. Era lanciatissimo l'amico del Barcanova. Una bella azione, una squadra un po' scoperta. Calcio d'angolo, grande parata del nostro Yosef, veramente fischia l'arbitro, parte il calcio d'angolo, attenzione! Bellissimo il calcio d'angolo del Barcanova a rientrare sfruttando il vento, cosa volevano di più, la palla termina fuori di poco. Chi si è fatto male? Manu, chiama il tempo, Manu! Attenzione! L'arbitro fischia un fuorigioco e esce velocemente Yosef, recupera la palla ma l'arbitro fischia prima. Però era fallo dentro, lui con le mani la palla termina in laterale, no, riesce a prendere a Paun, la palla esce, Unia alla rimessa laterale, spizzica Nizar, ma la palla ricordata ancora dal bravo capitano del Baci, chiedo scusa, del Barcanova, e recupera Yosef. Con un po' di paura, se non fischia la fine della partita. Controlliamo il tempo, rinvio, sempre qua su questa zona dove c'è Paun, siamo adesso al 29esimo, mordono i giocatori del Barcanova che guadagnano un bel laterale. Gioca, gioca! Un po' troppo indietro, cioè troppo avanti, volevo dire, ancora il numero 2, la fascia che prediligono è questa, il Barcanova, fallo in attacco. Laterale va il numero 2 del Barcanova, due in barriera,
Vediamo un pochettino cosa organizza, un altro bel cross del numero 2. Portiere esce, attenzione, un'altra traversa! Bellissima l'azione del Barcanova, è bello il cross del numero 2. Un bellissimo cross, mamma mia, grande rischio, trentesimo. Tutto il laterale, in sofferenza il Rebaudengo dopo il gol. Caricando alla grande il Barcanova, ancora sulla sinistra il Barcanova. Si è perso un campo. Libera, la palla però è ancora zona pericolosa, libera ancora. Dall'altra parte attacchiamo noi, eh. Ecco Battista, si allunga troppo la palla, recuperata ancora dal fuori gioco, secondo me, l'arbitro fa continuare. Fuori gioco! E il laterale Girardi. Palla ancora buona, libera il difensore, ancora la palla sulla fascia sinistra, sta spingendo la grande il Barcanova. Madonna, Casabianca libera, fallo su Casabianca. Battuto la punizione, la palla arriva ancora. Un po' di confusione, adesso frenesia, ancora Paun, no, è ancora bravo il nostro capitano. Apre sulla sinistra per Paun, parte un cross, bello, colpo di testa, gol, no! Ma bastalo! Che bella azione del Rebaudengo, la palla fuori. Bella azione del Rebaudengo, mamma mia, un cross al bacio di Paun, colpo di testa, pezzo di Nizar. Ancora Nizar, prova il tiro da lontanissimo, ancora la palla su Unia, ancora sulla... Parti Musso! Parte il bravo Nezza con tranquillità. L'arbitro fa continuare, starci il fallo, ancora il numero 16. Pubblico protesta, ancora il numero 16. Bravo Nezza due volte. Piano, piano. Si fanno male. Girardi libera la palla su Nizar, bravo ancora il giocatore a passare la palla al centro, esce in ritardo il nostro portiere, mamma mia che rischio, e l'arbitro fischia il fallo che ci può stare, ha ammonito l'amico del Barcano. Punizione, si è ripreso il nostro portiere, per fortuna ci sarà da recuperare parecchio perché è stato giù parecchio il nostro portiere, per fortuna si è ripreso. Ancora la palla al limite dell'area, esce il nostro portiere, è bravo il nostro difensore a liberare, ancora la palla in zona difficoltosa, Casabianca mette il corpo. Fermalo! Apertura sulla sinistra per Unia. Unia controlla. Serve Girardi, ancora Girardi. Bravo Andrea! Ancora la palla su Paun, penso che sia lui. Tiro cross! La palla esce. Che minuto siamo? Siamo al minuto! Fammi controllare. Il pubblico freme, è in fibrillazione. 37! Punizione della zona pericolosissima, attenzione, il Barcanova sta spingendo al massimo per arrivare al pareggio. Parte la punizione. Mira sempre tu, Anto. Il laterale, veramente il tiro. Aria la palla arriva sul secondo palo, tiro del giocatore del Barcanova, la palla termina in laterale, grande pericolo ancora. Pali sali, fal! E grandi parate del nostro portiere. Libera. Fallo ancora del Rebaudengo che non riesce più a uscire. Punizione ancora. Dei vostri divani, dei vostri tablet, dal vostro YouTube, un po' del grande calcio, salutiamo anche i tifosi neutri, ancora fallo sul portiere, salutiamo anche i tifosi neutri, quelli che non tifano né Rebaudengo e né Barcanova, salutiamo tutti quelli che vogliono dire, ma sì, oggi voglio divertirmi con questa gara, non l'avevo mai vista, vediamo se c'è qualche ragazzo interessante, quindi
Sicuramente una grande prova del nostro amico capitano numero 5 della Barcanova, che sta vincendo una grande gara, un grande primo tempo e un ottimo secondo. Va anche il nostro Youssef al rinvio. Bravo Pa! Sfrutta un passaggio al bacio, eccolo qua come promesso sotto la curva del Re Baudengo. È andato via, ha segnato. Beh, facciamoci due domande. Bravo Teo. No, lasciala al bar, ma... Paun, stai nel bar, che è meglio. Attenzione, il Barcanova non ha mollato. 40esimo, grande gol di Paun che sfrutta un passaggio al bacio di chi era? Alvar, chi era che ha fatto il passaggio? Nizar! Nizar ha fatto un passaggio al bacio, una pennellata. Veramente un'invenzione di Nizar che ha servito al bacio. Manu, sali, Manu! Punizione. Volevo chiedere di chi era figlio, ma... Parte la punizione. Ancora il nostro centrale difensivo libera. Ancora Mister Seda che spinge la squadra a non mollare. La palla esce. Bravo Youssef! Ancora il nostro Youssef esce dall'area, agguanta la palla, 42 minuti, pochissimo al termine. Perché non c'era tuo padre qua in tribuna? Ancora il difensore della Barca, libera Nezka, all'aiuto al parroco. E come dico sempre, salutiamo tutti i parroci che guardano questa gara, sicuramente saranno attaccati allo schermo, non è peccato vedere queste grandi gare di calcio con gli amici del Bianchi, del Re Baudengo e il rosso-blu del Barcanova Juniores Provinciale. 11 marzo 2023. Rimesso laterale, ricordiamo il marcatore Osman Lambaye. Nel secondo tempo è il raddoppio del nostro Paun. Attenzione! Battista prova a mettere i piedi ancora il Re Baudengo. Con... Tutto buono! No! Nizar sbaglia, Nizar! Porco schifo, ci può stare, dai, come parola ci può stare. In due sullo stesso. Dietro questo palo c'è un giocatore del Re Baudengo che va a battere sicuramente. Fidatevi, vedete che c'è, eccolo lì, vedete, c'è l'amico del Re Baudengo, parte la punizione di sinistro, spizzica Castabianca, la palla ancora lì, fallo in attacco. Ancora il nostro capitano che spinge la squadra, l'arbitro dice che è finita, ah no, equilibrio, laterale per il recupero. Adesso te lo dico. Siamo al minuto, vediamo un po', 43-50. Gioca Teo. Ma ci sarà da recuperare parecchio secondo me, ancora la palla su Nizar. Dai Nizar! Recupera il numero 15, ecco ancora Girardi che lancia ancora Paun. Ed è bravo il difensore, numero 5, tanto per cambiare, il numero 5 del Barcanova. Veramente una grande gara, complimenti. E quindi oggi do il mio favorito nella squadra avversaria, quindi complimenti, e vince come miglior giocatore del Barcanova oggi il numero 5. Il 5 è veramente una gara magistrale, complimenti al numero 5, capitano del Barcanova, che ha fatto una bella gara. Quindi se ci senti, se vedi questo video, complimenti a te. Laterale va. Bravo Andrea. Mia. Tutto buono, ancora il capitano. La palla sulla sinistra, libera con un campanile. Ancora Nizza controlla, ma la palla è trovata ancora dal giocatore del Barcanova. Girardi, ancora la palla su Paun. Esce. 6 minuti di recupero, quindi andremo avanti ancora per parecchio. Cos'è?
2-0 è parziale, la gara non è finita. Libera il nostro giocatore, la palla al nostro capitano, ancora la palla lì. Sta battendo. Minuti veramente caldissimi. Mai mollare neanche quando mancano 6 minuti più recupero, ancora la palla esce. Tutto la rimessa da fondo campo, la palla ancora al centrocampo perché c'è un fallo del nostro capitano. Punizione, vai il numero 2. E quindi complimenti al ragazzo numero 5 del Baudin, del Barcanova, che vince il premio come il miglior giocatore, secondo me, della partita per quanto riguarda il Barcanova. Più o meno, lui non giudico mai il Re Baudengo. Lascio dedicare a voi, ecco il numero 4. Apre ancora. Attenzione, bravo Nizar. La palla termina fuori. Batti, batti, bravo, veloce! Teo, dovevi partire tu? Che cazzo ti è andato a fare là? Ancora il laterale. È entrato Willy, è uscito Battista probabilmente. La palla adesso sulla destra, esce la palla. Parziale, ricordiamo, 2-0 per i bianchi del Re Baudengo Juniores Provinciale. Siamo adesso al 48esimo. Ancora 3 minuti di questa bellissima gara che avete fatto male a non venire. Casa Bianca apre sulla destra per Nizar, ma non arriva. Ancora la palla recuperata dal Barcanova sulla sinistra. Parte un bel cross. Attenzione, in calcio d'angolo. Penso Nezza. Sì, Nezza in calcio d'angolo. No, non c'era. Gioco. 48-30, 2-0, ma gara ancora aperta, perché gli amici del Barcanova stanno spingendo come sempre, ancora parte un calcio d'angolo. Ancora attenzione! Urco Boia, bello, bello, bello. Veramente batte dei bei calci d'angolo, non so se è il numero 2 o chi sia. No, non è il numero 2. Un altro botta, questi calci d'angolo sono veramente micidiali perché veramente sono ben battuti a entrare. Attenzione, svirgolano tutti, mamma mia, svirgolano tutti, la palla termina ancora tra i piedi del Barcanova, ancora il capitano, tiro ed è bravo Youssef. Libera coi piedi Youssef. Palla esce, laterale per il Re Baudengo. Erano 6 di recupero, adesso mancano ancora 2-3. Siamo al 40-50, manca un minuto, ancora 60 secondi. Questa bellissima gara entusiasmante tra due grandi squadre. Bravo, libera alla buona e meglio il nostro giocatore, la palla ancora sulla sinistra. Interviene penso Nezza, che serve Girardi, lancio lungo su Paun. Vai Matte, il capitano. Libera bene il portiere. Bravo fall! Ancora fall da campione, ancora Girardi qua sulla fascia sinistra. Girardi. Bravo Andrea, va bene. Complimenti. Ancora il Barcanova però. Fa chiudere anche il capitano, Lam Baye. Eccolo qua il nostro capitano, ancora fall che serve Paun. Paun, bravo il difensore in laterale. Sì, bravo fall! Dai che 2 minuti mancano! È finita, mancano 3 secondi. L'arbitro dovrebbe fischiare. Nizar, prova il tiro! Dai, no, al tuo compagno, Nizar! Una palla. Fischia l'arbitro! Finisce la gara! 2-0 del Re Baudengo! Complimenti a tutti, a entrambe le squadre. Marco vi saluta, dà l'appuntamento alla prossima gara, parziale, quindi anzi finale. Re Baudengo 2, Barcanova 0. Marco vi saluta, dà l'appuntamento alla prossima. Ecco.
Ecco i ragazzi sotto la curva del Rebaudengo, eccoli qua, c'è tutta la squadra. Oh! Oh! Eccoli qua! Abbiamo ripreso il collegamento perché ci stava questo salto. Grazie ancora a tutti della visione e dell'assistenza. Alla prossima!